Adoro. Buon salve, oggi non siamo in camera, come vedete, cioè è la camera, però non è la camera della mia casettina, ma siamo in ospedale, perché non vi spaventate, mi raccomando, però ho il braccialetto rosso, non so neanche se potrei farlo questo coso, in effetti. Comunque sono le, tipo quasi l'una, e adesso mi deve arrivare il pranzo, e fondamentalmente cosa sono venuta a fare qui, a parte tutto il sole, vi avevo accennato un po' di tempo fa che mi sarei dovuta operare. Con l'operazione ce l'ho a gennaio, però prima comunque devono fare tutti i controlli, le cose, bla bla bla. E quindi mi stanno facendo le visite preoperatorie. Quindi mi hanno ricoverato fondamentalmente 3 giorni. Sono stata ieri, oggi e domani esco. Come sapete, vabbè, ho tutte le problematiche al fegato, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ogni tanto mi fanno dei controlli. Stamattina ho fatto già le analisi. Penso le avete viste prima, avevo ripreso i buchini. E poi ho fatto la curva glicemica. E praticamente devi bere un bibitone tanto. No schifo, cioè, no schifo. Vi auguro di non farlo mai. Poi stanotte ho dormito di un male che fa solo male. Proprio uno schifo. Perché alla prima, cioè, avevo attaccato prima un coso della pressione che ogni mezz'ora la notte mi comprimeva il braccio e poi piano piano lo rilasciava, no? E vabbè, poi mi hanno attaccato una cosa al dito, quindi stavo con una mano impegnata, l'altra impegnata, e ho dormito tipo, stavo così a stella marina, un casino. Poi infatti, se vedete, c'ho una faccia da buttare totalmente via. Quindi adesso sto aspettando il pranzo perché non mangio da ieri sera, appunto per poter fare l'analisi. Poi come vedete sto in stanza con un bambino che adesso è andato a fare i controlli che doveva fare all'intestino, mi pare, insomma, non lo so. Naturalmente io sono maggiorenne, potrei stare da sola, ma mi faccio accompagnare perché sennò mi annoio. Dopo vi faccio vedere cosa mi arriverà per pranzo, quindi faccio un vlog da vita d'ospedale. Vabbè, fondamentalmente, ripeto, non è per niente di grave, cioè davvero c'è gente che è ricoverata per cose serie e io devo solo fare i controlli. Comunque sia, cioè, abbiamo anche la TV qui. Guardate piccolina lì, vediamo dopo col pranzo. Eccoci qui con il pranzo, ho finito di riprendervi che mi era arrivato. Verdure di stagione che non mi piace, ma vabbè. Polpettine e il bello deve venire, gnocchetti a ragù. Però vabbè, mi mangerò questi qua che sono i broccoletti, questi qui. Ok. Tra l'altro c'è un sole oggi che fastidio, poi qua fa caldo. Passa il tonno. Passa il tonno di nonna. Come sono? Gli occhietti al pomodoro, buoni. Un po' scotti per i miei gusti, però. Cioè. Pure questa. Mangio cruda praticamente. Non potete capire la noia di stare qui tutto il giorno senza internet, perché neanche prende. Poi c'ho i tatuaggi in spellamento. Cioè, notare, aspettate che non vedo. Guardate. Si vede lo spellamento. Questo è il mio lettino, vedete? Che poi è un ospedale pediatrico. Quindi, cioè, io sono tipo la più grande, penso, che abbiamo mai ricoverato. E niente, quindi sono bloccata qui. Quando inizia uomini e donne, c'è la scelta, la prima scelta. Quindi, meno male che non c'è il bambino, si posso vedere. No, poi torna per la scelta. Sì. E devo pure abbassare vita d'ospedale. Faccio vedere cosa c'è nel mio beauty case. Che è questo qui. Bellissimo, personalizzato. Qui ci ho messo tutte le mollette. Qui ci ho messo i condonfioc, ma si sono sparsi tipo everywhere. Poi abbiamo le solite salviettine struccanti. Profumo se arriva un mega figo. Un dottore mega figo, eh? Sì, cioè no. Puro cacao perché qua si schiatta di caldo. Specchietto, però ho dovuto portare la terra perché era l'unica con lo specchio. Poi deodorante, non facciamo vedere le marche sennò qua pensiamo male. Crema di tatuaggi, questa qui. Tra l'altro mi ci sono trovata molto bene. Sapone per tatuaggi. Sì, ma mi ci sono lavata anche i piedi. Spazzolino. Poi ho portato le pinzette per perdere tempo a fare le sopracciglia. Poi un po' di trucchi, ma giusto tipo mascara, matita, cose per le sopracciglia. Quindi adesso mi metto a fare le sopracciglia. Va e poi basta. Salve, oggi è un altro giorno. Come vedete siamo tornate a casa appena in questo istante. Infatti non mi sono ancora tolta
Il bracciale della misericordia. Certo, ho fatto un'analisi, sono andate tutto bene. Anzi, sono anche migliorata dall'ultima volta, quindi. E l'operazione me l'hanno programmata per il 10 di gennaio, a chiunque interessa. E sono tornata a casa. In realtà già ieri mia sorella mi aveva detto: guarda, ti è arrivato questo pacco dagli Stati Uniti, Indianapolis. E quindi io già avevo qualche idea. E però dico, vabbè, ma magari mi sono sbagliata. E poi lo vedrete. Se volete vedere cosa mi è arrivato, vi metto il video, se già l'ho caricato, nella scheda di informazione. E praticamente poi oggi pomeriggio dovrei fare una guida con mio padre, perché così riprendo un po' la mano che ho perso in questi tre lunghi giorni. In ospedale i giorni sono infiniti. Poi questo non era assolutamente il mio primo ricovero. Questo sarà stato il sesto o il settimo, perché ripeto, col problema che ho, comunque non dico di farli molto spesso, però almeno una volta all'anno mi è capitato di farlo. Le nostre decorazioni di Natale sono le migliori. Che inquietud. Questo è qui all'albero, bianco e fucsia e argentato, da brave donnine. E poi mia nonna mi ha fatto la lasagna. E la dobbiamo soltanto poi mettere al forno. Comunque, stavo pensando, no, ma chi guarderà questo vlog? Adesso pensare, ma perché ci ha fatto vedere che questa stava in ospedale? Cioè, non se lo poteva tenere per sé. Perché comunque, come ho sempre detto, voglio rendervi partecipi della mia vita. Vi ho sempre parlato delle mie problematiche, eccetera. Vi ho detto che comunque mi sarei operata, non vi ho ancora detto per cosa. Però comunque alcune ci sono arrivate, più o meno. Però io comunque volevo coinvolgervi. No, vabbè. Stavo guardando un video su YouTube, mi è apparso il trailer che non avevo ancora visto, di Dunkirk, che è il video. Ah, il film dove ha recitato Harry. Appena ho visto l'inizio, che c'era tipo tema guerra, eccetera, ho detto no, io mo devo vedere fino alla fine sto trailer, perché devo vedere se è quello che dico io. E infatti era quello che dico io, mi stavo a sentire male. Io amo questi film già così, storici, delle guerre, eccetera. Però mo ci hanno messo lui, io come faccio a non andarlo a vedere? Vi giuro che ho i brividi dalla testa ai piedi. Cioè, non sto scherzando, sembra una cosa pazza. Era bellissimo. Quindi adesso vediamoci uomini e donne. Oh sì, sono così felice. Sai perché Camilla non piaceva a nessuno? Io invece li adoro insieme. Allora, sono appena tornata dalla guida che ho fatto con papà. E devo dire soltanto una cosa: che la gente è pazza. Guida di un male. Cioè, io sono rimasta, perché, cioè, anch'io naturalmente guidando da un mese, non è che ho questa grande gestualità, no? Non so chi vuole la patente, la sta prendendo, o comunque non sa niente dei patenti e cose, come ero io praticamente, non lo so, ad aprile, ecco. Praticamente non si supera a destra. Ma la gente cosa fa? Vedendo che comunque io, sai, vado piano, perché dietro so una grande P, così per dire. Se la vedi, insomma, mettete un paio d'occhiali, no? Praticamente cosa fa? Mi supera a destra, in curva, in una strada piccola così, in discesa. Cioè, a destra, in curva, piccola discesa. Tutte cose, praticamente le cose più difficili del mondo. E più quello mi deve superare a destra. Cioè, raga, stavo per fare un botto della Madonna. Se non fosse che fortunatamente l'unica cosa buona che ho sono i riflessi. Io ho i riflessi di Spider-Man. E non lo dico così per vantarmi, ma perché è vero. Cioè, fortunatamente è l'unica cosa che mi salva in tutte le situazioni. E quindi fortunatamente sono riuscita a gestire un attimo la cosa. Ma vi giuro, un'ansia pazzesca tutto il dopo. E questo è successo tipo all'inizio. Quindi, niente, io sono sperata. Poi oggi dovevo registrare due video, non ce l'ho fatta perché ho dovuto montare il weekly. Un macello! Comunque adesso io volevo salutare e finire anche questo piccolo vlog di due giorni che ho fatto, perché comunque non ho nient'altro da fare, e vedrò se questo weekend fare qualche altro vlog, perché so che vi piacciono tanto, anche se parlo. Quindi ci vediamo direttamente al prossimo video. Mi raccomando una cosa che non l'ho ancora detto nei video, mi pare: attivate la campanella che trovate qua sotto, c'è cioè, ilamakeup02, iscriviti oppure già iscritto, e accanto c'è una campanella. Se non l'avete attivata vi risulterà bianca, se invece l'avete attivata è nera con due specie di piccoli apostrofi sopra. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto, attivatela, perché altrimenti ogni volta che carico un video non vi arriverà la notifica e quindi poi non lo vedete. Quindi detto ciò, io la Wendy qua, che non si fa prendere, eccola qui, vi salutiamo, e detto ciò ci vediamo al prossimo vlog. Muah.